puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Ripa Limosani. Siamo al Coriolis per la quarta edizione della Fiera Sposi, un evento interamente dedicato agli sposi e ai futuri sposi, tutte le coppie del Molise, ma non solo, che vogliono dirsi sì il prossimo anno. Qui in questa fiera di 2 giorni è tutto interamente dedicato a loro, tutti i dettagli per un sì favoloso. E allora entriamo in questa puntata di Viaggio in Molise e scopriamo tutti i particolari del nostro Viaggio in Molise dedicato proprio agli sposi. Fabio Di Stefano, wedding planner, oggi una figura sempre più importante per aiutare gli sposi a creare il proprio matrimonio. Sì, oggigiorno la figura del wedding planner sta diventando sempre più importante e speriamo che nel corso degli anni diventi un punto di riferimento per i prossimi sposi, anche perché nel mondo di oggi c'è bisogno di una figura professionale che segui tutti i dettagli del giorno del matrimonio, del fatidico sì. Quando si pensa al matrimonio e qualcuno dice ho assunto un wedding planner, dice ma perché lo puoi fare tu? Ma i dettagli per un matrimonio non sono pochi, sono tantissimi. Si parla di un evento abbastanza complesso che sembra facile da organizzare ma poi diventa complicato nella parte finale dove eventualmente ci sono delle mancanze e non si possono più compensare, per cui è meglio fare un progetto del matrimonio, seguire un budget con gli sposi e seguire tutto un percorso con i fornitori affinché si possa arrivare al giorno finale con nessun tipo di problema assolutamente. Che cosa fa nel dettaglio un wedding planner? Nel dettaglio è abbastanza... il lavoro è molto bello innanzitutto. Si convive con gli sposi durante il periodo stabilito seguendo una procedura che è quella di andare a toccare tutti i vari fornitori per quanto riguarda il progetto che si è determinato e delineato. Per cui nel dettaglio bisogna prima scegliere la location e l'eventuale chiesa dove si va a fare il matrimonio, se è una chiesa oppure il luogo civile, se è un matrimonio civile. Dopodiché si andranno a scegliere tutti quei fornitori che sono importanti e indispensabili dal più lontano al più vicino. Diciamo che il più lontano è sempre l'abito nuziale piuttosto che il fotografo. Gli ultimi sono in ordine cronologico l'agenzia di viaggi, le fedi, insomma quelli un po' più veloci nella scelta. Fabio Di Stefano, perché ha deciso di intraprendere questa carriera? Una carriera sicuramente difficile, almeno in un territorio come il nostro. Ho intrapreso questa carriera perché a me piace questo lavoro. Ho sempre organizzato eventi, nel campo della ristorazione soprattutto, per cui ho scelto di seguire questo lavoro perché mi piace. Ogni matrimonio è sicuramente una sfida nuova. Sì, matrimoni è un evento come la fiera molto particolare, complesso in alcuni lati, come è d'altronde anche una fiera sposi. Chiaramente la complessità diventa un fattore determinante perché bisogna comunque ammortizzare tutte le varie problematiche che si vanno a determinare oppure che possono succedere. Quindi siamo famosi per la nostra pazienza, per la nostra tolleranza, per il famoso piano B che bisogna sempre determinare per un matrimonio e quindi gli sposi si affidano a noi perché vogliono una sicurezza di allontanare le tensioni, le problematiche, i budget eccetera eccetera. Alla fine del matrimonio ci sono i complimenti da parte degli sposi ma anche da parte di qualche invitato? Sì, spesso qualche invitato che è abituato già a questa figura professionale lascia dei complimenti per l'organizzazione in generale. Sanno individuare, soprattutto le persone che abitano al nord, eccetera, che vengono ai nostri matrimoni, sanno che comunque il wedding planner è una figura determinante per la buona riuscita del matrimonio. È chiaro che io a telecamere accese dico che i miei colleghi, se fanno un buon lavoro, siamo tutti contenti affinché questa figura professionale possa essere sempre più forte anche in ambito regionale, perché
forse manca questa figura nella nostra regione. Siamo troppo ancorati ancora alle tradizioni, al faccio tutto io, eccetera, eccetera. Per gli sposi che ci sentono a casa, per i futuri sposi che vogliono contattare Fabio Di Stefano Wedding Planner, come possono fare? Allora, a parte che organizzo le fiere degli sposi e quindi mi trovate sui canali tematici, sono presente su Facebook, fabiodistefano.it, e insomma basta che scrivete Fabio Di Stefano su Google, uscirò anch'io sicuramente. Angelica Covino, dalla provincia di Avellino, Ninfea Eventi, oggi la prima volta alla Fiera Sposi di Campobasso qui al Coriolis. Come mai questa partecipazione? Anzitutto buon pomeriggio, abbiamo deciso di partecipare qui per venire a esplorare un nuovo territorio. Noi siamo campane, siamo della provincia di Avellino, per noi il matrimonio in quanto regione è molto importante. È anche vero che c'è tanta concorrenza e quindi abbiamo voluto provare un territorio nuovo e verificare che tipo di mercato c'è e se i nostri servizi possono interessare anche in un luogo abbastanza distante dal nostro. Abbiamo abbinato all'emozione un profumo, nel senso ogni cosa che noi facciamo in qualche modo lo riusciamo a collegare ad un profumo, sia esso gradevole o sgradevole. Quindi in questo caso per l'evento matrimonio vogliamo ricordare quelli che sono i profumi legati a quel momento emozionante e quindi abbiamo lavorato su una serie di profumi provenienti dalla natura in modo da scegliere insieme il profumo che guiderà poi l'evento. Paolo Cioccia e Pino Manocchio qui al Coriolis per la Fiera Sposi. La fotografia per il giorno delle nozze è fondamentale e bisogna saper scegliere anche un buon fotografo. E siamo per una fotografia dinamica, una fotografia allegra, per una fotografia elegante. Poi cerchiamo di mettere in luce tutto ciò che verrà fatto nella giornata del matrimonio, con immagini prese sia nei momenti piccoli di posa sia nei momenti di reportage creato dagli stessi sposi. Diciamo oggi lo sposo e la sposa vogliono essere lasciati molto liberi e noi quello vogliamo fare. Seguirli, prendere le loro espressioni, prendere i loro giochi, prendere i loro sentimenti. Quindi degli attimi rubati che voi immortalate per sempre. Mi hai rubato una frase, attimi rubati che cerchiamo di rubare per lasciare a loro un ricordo quasi indelebile. Vanity Gold con Domenico Daddario, sempre presente per un gran sì, per un giorno speciale, le fedi fatte anche personalizzate da Domenico. Sì, volendo su richiesta facciamo anche la personalizzazione della fede su richiesta del cliente, magari però chiaramente deve tenere ben presente il cliente delle caratteristiche importanti che ha la fede, che è quella che poi deve durare nel tempo e che non deve poi diciamo non piacere più alla mano. Quindi non è un articolo qualsiasi, la fede non è un gioiello qualsiasi o un anello, ma è un simbolo. E quindi deve comunque poi essere indossato quotidianamente con piacere. Qui vediamo un po' di anelli, vari colori, quali sono quelle più richieste, le fedi? Sì, diciamo che prevalentemente la gialla, soprattutto comoda negli ultimi anni, ha preso il sopravvento la linea comfort, quindi la fede comoda che praticamente all'interno, nella parte interna della fede, ha una leggera bombatura e la rende più comoda e pari. Diciamo che anche il rosso sta avendo un buon successo negli ultimi due anni, anche l'anno scorso c'è stato, perché comunque è sempre un colore caldo, quindi si plasma bene nella mano soprattutto femminile e poi dà sempre quel particolare, cioè si differenzia dagli altri anelli che può indossare magari una ragazza, e quindi c'è questo stacco di colori e c'è il simbolo che si vede ben preciso che la persona è legata e che ha, insomma, che è legata. Quindi gialla, comoda, classica, però poi diciamo che anche i bicolori stanno avendo un buon riscontro.